Benvenuti in una nuova video ricetta. Questa volta proveremo a fare la pizza in teglia al 100% di idratazione. Per questa ricetta ho utilizzato le farine che mi ha regalato il mulino Cusino, ovvero la tipo 0, la 1 e la croccante. La ricetta è basata su un chilo di farina, alla quale abbiamo utilizzato 400 g per la tipo 0, 300 per la tipo 1, 300 per la croccante, 7 g di lievito, 25 g di sale, 30 g di olio extravergine e 1 litro di acqua a 0 gradi. Andiamo subito con la ricetta. I nostri 7 g di lievito li andiamo ad inserire nella nostra impastatrice. Vedete? Acqua ghiacciata, che tra poco la peseremo, e iniziamo nel mettere nella nostra impastatrice 650 ml d'acqua e tutte e tre farine. Scendiamo. Inseriamo dentro. Adesso facciamo girare un po' la nostra impastatrice in velocità minima e poi inseriamo tutte le tre farine. Una volta che abbiamo sciolto bene il lievito nell'acqua, inseriamo tutta la farina. Naturalmente, per chi non ha un'impastatrice, può tranquillamente idratare il proprio impasto massimo all'80%. Noi andiamo oltre. Si parte. Allora, per i primi 2 minuti in prima velocità, poi tutto in seconda velocità e il sale lo metteremo quasi alla fine. Gli altri 350 grammi di acqua. A seconda velocità, subito, e questa volta poco alla volta inseriamo l'acqua. Ci fermiamo, facciamo assorbire l'acqua. Se va tutta l'acqua, siamo al 100% di idratazione, ma con delle farine che non superano un W280. Ci fermiamo. 189 grammi di acqua e abbiamo la nostra pizza impasto al 100% di idratazione. Aspettiamo sempre un po', non inseriamo mai tutta l'acqua in una sola volta perché non si lega un bel niente e dovremmo andare a buttare tutto. Sempre poco per volta. Vi ho messo la bilancia con l'acqua per farvi vedere tutto quello che è vero. E mentre passiamo, non vi dimenticate di mettere il like, ma soprattutto di iscrivervi al mio canale. Grazie mille. Anche perché tra l'altro usciranno tanti di quei video che saranno veramente uno spettacolo. Allora, io voglio arrivare, prima di inserire gli altri 67 millilitri d'acqua o grammi d'acqua, per poi inserire il sale. Ci riusciremo, ci riusciremo. Siamo a 4 minuti e 35 di impastamento. Io devo inserire altri 29 prima di andare ad inserire. E l'olio ce lo conserviamo alla fine. Aspettiamo, vedete che l'impasto è ancora bagnato. Aspettiamo che si asciughi un altro po'. Inseriamo quest'altri 29 grammi. Abbiamo inserito qualcosa in più. Vai.
Adesso aspettiamo che si assorba quest'acqua, mettiamo il sale, il restante di 93 grammi d'acqua e poi per finire inseriamo l'olio. Ok, assorbito. Andiamo con il sale. Ci siamo. Inseriamo l'olio. Ecco fatto, ragazzi. In 9 minuti 100% di idratazione. Aspetteremo fino al 12° minuto e poi staccheremo la nostra impastatrice. Fermeremo la nostra impastatrice. Passato il 12° minuto, vedete che l'impasto non si riesce neanche ad attaccare, vedete? Adesso aspetteremo, ogni quarto d'ora, abbiamo un impasto comunque ancora bello freddo, ogni quarto d'ora daremo 3 giri di corda, poi lo inseriamo nella ciotola e diretto in frigo. Dopo il primo quarto d'ora, 3 giri di corda, 1, 2 e 3. Allora, guardate già da quando si slegava completamente, guardate adesso. Guardate. Ragazzi, altri 3 giri di corda. 1, 2 e 3. Guardate come diventa ancora più tenace, guardate. Ok, aspettiamo gli ultimi 15 minuti per gli ultimi 3 giri di corda. Al 45° minuto, 3 giri di corda, olio, giusto perché l'impasto è molto idratato e siccome siamo a una idratazione del 100% e non vogliamo altra farina, noi non mettiamo farina. Mettiamo il nostro impasto, lo mozziamo sempre, lo mettiamo qui sopra, grazie all'olio non facciamo attaccare l'impasto al banco, guardate, c'è, ragazzi, 100% di idratazione. Allora, io adesso lo metto nella ciotola e lo impellicolo. Posso tranquillamente metterlo direttamente in frigo perché abbiamo una gradazione di 16-18 gradi, oppure aspetto 2 ore. Se aspetto 2 ore a temperatura ambiente, do altre pieghe prima di andarlo a mettere in frigo. Ci vediamo tra 18 ore per lo staglio finale dopo i 3 appretti e poi alla 24esima ora andiamo ad infornare la nostra teglia. Ciao! Tra altre 6 ore altre pieghe e poi andiamo alla formatura del panetto. Ci vediamo. Buongiorno,
arrivati alla 18esima ora andiamo a stagliare il nostro impasto, cioè a fare le palline, e automaticamente sarà l'ultimo rigenero. In una ciotola ci mettiamo anche la semola per non farla attaccare, la mettiamo sulla bilancia, naturalmente tariamo la nostra bilancia, prendiamo il nostro impasto, lo mozziamo, la parte liscia va direttamente nella ciotola, faremo delle palline di 850 grammi, ok? E le chiudiamo a fazzoletto. Ora vi farò vedere direttamente sul banco, vedete? 1, 2, 3, 4, 5. E l'ultima piega sarà proprio così, 1 e 2. Adesso li possiamo sia tenere fuori a temperatura, aspettare il suo raddoppio, stenderle e metterle nel forno, oppure andare in frigo e alla 12esima ora le possiamo lavorare. A vostro piacimento. Io sinceramente tra 4 ore li lavoro. Ci vediamo dopo. Carissimi amici, dopo tanta pazienza ci siamo. Abbiamo oliato la nostra teglia e questa volta io la farcisco con patate e fior di latte all'uscita prosciutto cotto. Naturalmente il fior di latte non lo inseriamo subito, ma lo inseriamo a metà cottura. Ci aiutiamo con la nostra semola rimacinata di grano duro. Guardate che impasto, ragazzi, 100% idratazione. Capovolgiamo e ricordiamoci sempre uno spruzzino per quando poi andiamo ad inserire la nostra teglia nel forno. Condiremo inizialmente la nostra teglia solo con delle patate che abbiamo condito con olio, sale e rosmarino. Non facciamo altro che portarci la farina sul lato sinistro o destro, come ci troviamo, giriamo la nostra teglia, vedete? 100% idratazione. E con i poppastrelli facciamo questo movimento. Guardate. Cerchiamo di tenere la teglia a livello sempre di spessore omogeneo dalla parte centrale fino al cornicione. Prendiamo la teglia, togliamo la farina in eccesso e la mettiamo qui dentro. Non la facciamo stare troppo nella teglia, uno spessore di mezzo centimetro e non di più. Vedete? La mettiamo sopra. Io di solito, a me la teglia, raga, mi piace . Inforniamo la nostra teglia a 240 gradi forno statico, anche perché più di 240 non mi arriva il mio, forno statico, per 14 minuti. Al decimo minuto togliamo la nostra pizza, inseriamo il fior di latte e aspettiamo gli altri 4 minuti che si cuoce il fior di latte. All'uscita inseriremo il prosciutto cotto. Una volta che l'abbiamo farcita, guardate, ragazzi, mamma mia, che meraviglia, guardate, guardate anche che bellissima cottura, naturalmente. Andiamo al taglio. Vai. 100% di idratazione.
che croccantezza. Carissimi amici, guardate. Ragazzi, guardate che struttura. Si vede? Guardate anche com'è sottile la crosta sotto e sopra. Mamma mia, bellissima. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi alla pagina, attivate la campanella, perché il vostro supporto mi darà comunque un grande, ma veramente un grande bisogno di pubblicare altri video. Ciao!